Allora, col direttore sportivo Bruno De Mori, a una partita dalla fine della regular season si può tracciare però un primo bilancio. Siamo a metà stagione, un primo obiettivo è stato raggiunto. Con quanta soddisfazione e con che prospettive ulteriori? Devo dire che effettivamente siamo contenti di aver raggiunto questo primo obiettivo. Noi ce lo eravamo detti all'inizio della stagione, non ci eravamo prefissati un obiettivo ben definito, avevamo detto di fare il meglio possibile di quello che era nelle nostre possibilità. Adesso finiamo la regular season matematicamente al secondo posto e devo dire che insomma è già un grande obiettivo per noi. È chiaro che adesso, visto che l'appetito viene mangiando, cercheremo di continuare su questa strada e di fare ancora meglio anche nella pool promozione. Sì, siamo una neopromossa e tra l'altro una neopromossa che ha cambiato parecchio anche di quello che è il sestetto base della squadra, per cui sicuramente non potevamo sapere dove potevamo arrivare. E infatti, a riprova del fatto di quello che ci siamo detto all'inizio del campionato, di cercare di fare il meglio possibile, era anche per capire un po' quelle che erano le nostre potenzialità. Nel corso del campionato un po' abbiamo capito un po' quella che era la nostra posizione in questo campionato e devo dire che abbiamo rispettato un po' quelli che sono i valori che poi sono venuti fuori, per cui va bene così. Adesso chiaramente ci prepariamo per affrontare questa seconda parte nel miglior modo possibile. Ecco, la Coppa Italia concede una settimana di riposo, quindi due settimane piene di lavoro per preparare sì l'ultima partita, ma soprattutto per incominciare ad approcciarsi alla pool promozione. Sì, infatti abbiamo approfittato queste due settimane per lavorare abbastanza duramente in palestra e per prepararci nel miglior modo possibile appunto a questa pool promozione, agli eventuali playoff, nella speranza che arrivino. Sapevamo che era l'unico momento che avevamo a disposizione, perché poi si comincerà a giocare di domenica e di mercoledì, quindi si avrà pochissimo tempo a disposizione per cercare di migliorare, di limare ancora quegli aspetti che non vanno bene, per cui dovevamo fare così e così abbiamo fatto. Si conosce già il nome dell'avversario della prima giornata? Sì, giocheremo contro Spoleto, la prima in casa, il 12 febbraio, e chiaramente un'altra squadra di quelle che all'inizio del campionato erano additate come candidate, ecco, per il salto in Superlega, per cui sarà sicuramente una partita molto importante per noi, delicata. Giocheremo in casa con, speriamo, il pubblico delle grandi occasioni, che chiaramente chiamiamo in causa per darci una mano, e speriamo di fare bene. Dove può arrivare e dove vuole arrivare quindi la BCC a questo punto? Intanto un primo gradino l'abbiamo superato, adesso ecco, ci proponiamo di arrivare nei playoff e quindi questo è un secondo step e poi vedremo.